Cioè, vale o faccio fuori che Silvio? Non so di me. Perché hai sentito parlare Veneto? Tasi, ma. Mi alzo la mattina, guardo quello che fa i lavori di campi. Primo lavoro, taglia l'erba. E invece calciatrice. Candela svitata, la da posto. Bravo! 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 Per fare casa, no, mamma! 40 minuti, come via! Dopo, per fare tutti i spigoli, i cantoni, dopo rompere. No. Sì! Il cespugliatore! Sì, bravo, il cespugliatore! Tutti gli angoli ben puliti, adesso bisogna che bagni i campi. Con che cosa? Un altro bagno a fiori, con l'impianto automatico. Attento, Aspetta! Dopo! Mi fanci. Finché i campi si bagna, vado in paese. Ma vado in paese con che cosa? Col vecchio? AP50, bravo! Parte ancora con la manovella. Anche contagiri, parto, primo incrocio, un vigile ferma, orco campino, che è successo? Sfiga, fa passare un camion gigantesco, i bisonti della strada che porta a terra con tante gomme. Mi fa ripartire. Arrivo finalmente dal mio dentista. Senza sedia. Mi siede sulla sedia bastarda. Mette il ciuccio in bocca. E va via. Dopo mezz'ora torna. Dove andiamo? Comincia a fare il suo lavoretto di alcunazione. Con la punta da 8. Sta roba mi fa paura, fa nervoso, scappo via. Sempre con l'ape, no? Arrivo a casa, prima di andare verso casa, passo davanti a un aeroporto. E sento in lontananza gli aerei. Il Piper da turismo, quello piccolo. Si può avere un po' di buio, quasi no, buio. No, poi tutto, un po' di buio spento, notte. Spegniamo le luci, grazie, in fondo. Aspetta, se funziona così. Con un po' di fantasia, un po' di 777. L'elicottero che va a casa dei clandestini. Va verso l'aeroporto. Io torno a casa, però entrando in... Aspetta, fai che poi luci se vuoi, Tarzana. Torno a casa e c'è il cancello rotto, bisogna che lo giusta. Allora c'è il legno. Lo taglio. Ma le tavole sono vecchie, sono grese. Bisogna andare dalla levigata, la piagatrice. Segatura, Michael. La segatura. Guarda, ti avevo messo 5 e ti rimetto 2. Grazie, ti bacio molto. Dopo ti bacio. 8. Verde, no, aspetta. Dopo tutti questi lavori qua, tagliati, piellati, bisogna che inchiode le tavolette, no?
con la pistola pneumatica, con le spare i giochi a pressione. Che vado con pressione. Quelli blu che vende le vasanicchi. Vendeva. Quando è pieno si ferma, no? E comincio. La vernice. Adesso l'inchiodo. Cancello perfetto. Adesso sono contento. Posso ritirare gli animali di cortile, insomma. Comincio, bella linea classica, no? E il pulcino bastardo. Tante volte aggiungo, tocco, insomma, c'è un casino sta fattoria. Cioè il tacchino bastardo. Quello bastardo. E c'è qualcuno che venga e fa. E il tacchino si all'ombra, le suonano anche quello. Adesso devo fare secondo te, Michael? La segatura la tolta per terra, con cosa? Bisogna scopare, sì, ma scopare la segatura, con che cosa? Con l'aspirapolvere, quello verde e pensi che tutti quanti hanno a casa. Vero? No, sei un gnomolo del folletto. La sento male. Aspetta, col folletto, dai. Vai, dai. Pesso in carta. Tutto pulito. Ma facendo questo lavoro qua, la segatura, finissima, dà fastidio a Sgnacchi. Chi è Sgnacchi? Il mio cagnetto bastardo. Mille tasche. Facendo Sgnacchi sono troppo. Sono gli Aris, devo ancora fare con l'auto. Vedete Sgnacchi, i cani piccolini con ciuffetto così, no? Aspetta! Adesso con i capelli un po' corti, comunque. Quei cagnetti stupidi. Ma so chi ce l'ha. Io. Sta buon. Io. San Bernardo, grande. No, questo qua, vede bene con Sgnacchi. Sai che si chiama Sgnacchi? Perché dal piccolo l'ho mollato e si è piaccato per terra. No, 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 pecorinese. Ma se vada, e sto cagnetto qua, insomma, che dà fastidio a segatura fine fine, comincia a sternutire. Sta povera bastarda, ancora più giù. Poi basta, vado a casa, chiuso. E per l'ultimo chiedo scusa, poi metto il semaforo che è già stufo. Aspetta! E chiedo scusa, poi giuro che finisco, vomita.